è riconducibile alla nostra volontà di essere vicini ai nostri canali distributivi. Per MNG oggi il mercato italiano rappresenta in termini di asset il secondo mercato a livello globale e per noi questa costituisce un'ottima opportunità per essere vicini ai nostri clienti, private banker, promotori finanziari dei canali distributivi e per incontrare anche quelli che possono essere prospect in termini di clientela disponibile a distribuire i nostri prodotti. Italiano è che c'è sempre maggiore interesse e orientamento a valutare quelle che possono essere delle soluzioni di investimento multi-asset. Perché multi-asset? Multi-asset perché secondo noi è quell'approccio che consente di abbinare le caratteristiche e i vantaggi delle diverse asset class, obbligazionario, azionario, arrivando alla costruzione di un modello di portafoglio con un livello elevato di decorrelazione, quindi un ottimo controllo di volatilità. Quello su cui noi oggi stiamo puntando è l'approccio multi-asset di MNG, perché in un universo assolutamente così popolato, quale del multi-asset, tutti gli asset manager oggi stanno puntando su questa tipologia di strategia. Per noi l'approccio che possiamo portare è un approccio assolutamente innovativo. Non facciamo previsioni, concentriamo il processo di investimento su attività di valutazione e abbiniamo anche attività e analisi di finanza comportamentale per capire laddove il mercato può offrire delle opportunità, laddove chiaramente le valutazioni sono condizionate da comportamenti degli investitori. Target obiettivo cedola variabile del 4% con abbinamento di quello che può essere una rivalutazione di capitale fra il 2 e il 4% in un range di volatilità fra il 4 e il 10%. E la nostra soluzione Dynamic Allocation Fund, oggi un fondo con un eccellente track record premiato anche da Morningstar, ieri sera quindi alla cena dei riconoscimenti, quindi può essere un'ottima opportunità in termini di creazione di valore come rivalutazione di capitale e di controllo di volatilità.